Portatile. Ehi! Altro portatile. Nuovo portatile. Regalatomi da Voyager. Che io ho installato con Devuan e che ha comunque un grosso problema. Problema che oggi risolveremo, e cioè la fottuta tastiera italiana. La tastiera italiana è insostenibile, le accentate sono insostenibili. Motivo per cui la Cina ci è vicina, ci ha spedito oggi. La Cina, l'intera Cina ci ha spedito oggi una tastiera di ricambio, perché la tastiera italiana è insostenibile, le accentate sono insostenibili, l'uso delle accentate è insostenibile. E quindi quella che abbiamo qua è l'unica vera tastiera degna di essere chiamata una tastiera per computer. La tastiera americana, neanche inglese, americana. Parentesi facilmente accessibili per la programmazione, niente maledette accentate, ma soprattutto la retroilluminazione, che ci sarà di grande aiuto. E ora stavo guardando questo HOVTO per capire come si smonta questo Lenovo, che pare vecchio, ma in realtà è Lenovo, e quindi adesso lo smonterò. Come fa questo malnato? No, la maledetta musica, io le odio le musiche sui video. Va bene, lui toglie le viti e poi con un'unghia sporca, immagino che apra, esatto, e apre. Bene, noi faremo esattamente questo adesso. Penso che non sia necessario per cambiare la tastiera, ma io voglio vedere se si può applicare qui la memoria di ESO, perché fermati, perché ESO ha 16 gighi e qua invece ci sono solo 8 gighi. Perché mi dà errore sull'USB? In che cazzo di mondo viviamo? Va bene, glielo spengo sotto il culo? No. Non posso, Dio, devo rimanere così adesso perché lui è in trasmissione. Devo assolutamente restare così finché non finisce. Hai finito, stronzo? No, non ha finito. Mi fa male il dito, mi fa male il dito. Ah, che dolore pazzesco! Sto mandando una risposta, un heartbeat. Maledizione. Ecco, ora però. Tacchete, ti è receiving. Questo lo stacchiamo. Ecco. Riaccendiamo, vediamo. Ok, ora sono in USB. Va bene, lo possiamo rimettere in trasmissione. Ok, bando alle ciance. In passato avrei usato la violenza, una abbondante dose di violenza. Ora, il BIOS di questo calcolatore elettronico è dotato di un set particolare, di un settaggio speciale. Per cui tu gli dici di spegnere la sua batteria, perché così quando lo smonti sei sicuro di non fare cazzate con la batteria connessa. Lui adesso in questo momento la batteria l'ha spenta e quindi possiamo smontarlo in sicurezza. Per riaccenderlo sarà necessario collegare il suo alimentatore, perché altrimenti senza l'alimentatore il portatile non si accende più perché la batteria è stata disattivata. Ora. Queste che viti sono? Sono viti a croce, quindi cacciaviti a croce, se riesco a capire. Il cacciavite non è magnetizzato, e questo è grave, punto e virgola. È grave, punto e virgola. Fortunatamente abbiamo un super magnete sporco che sto pulendo. Col super magnete noi super magnetizziamo questo super cacciavite in modo da ottenere questo. E cioè un sucaggio delle viti, ma le viti non escono. Sta a vedere che hanno un sistema di ritenzione per cui le viti non escono. Sarebbe fantastico. Eh sì, le viti praticamente non escono, così non le perdi, così uno non le perde. Vediamo se è la verità.
Ora io con l'unghia della morte è impossibile. No, ma come fa quello lì a farlo con l'unghia? È una cosa pazzesca. No, non posso usare un cacciavite perché rovino la plastica. Devo cercare uno strumento adeguato. Userò un ventilatore di forno a microonde. Ed ecco che, come vedete, se io avessi usato un cacciavite, avrei spaccato le plastiche, e se avessi usato le mie unghie, io adesso sarei all'ospedale urlando bestemmie. Mi raccomando, conservate sempre i ventilatori dei forni a microonde, perché sono molto utili per aprire i computer portatili. E poi con cautela, vedete un cazzo? Ma come cazzo si fa? Io dico, ma come cazzo si fa con le unghie? Qui non esce un cazzo. Ah, bisogna per forza usare la violenza. Dai, con l'unghia ci riesco, sì. E nel farlo l'ho richiuso da questo lato. Ah, maledizione. Come cazzo si fa? Ma è pazzesco. Pazzesco. Fanculo, userò il cacciavite. Niente, nemmeno col cacciavite. Devo usare il ventilatore. Non si può. La gente fa i video. Ecco, ho spaccato il ventilatore, vedete? Ho dimenticato qualche vite. Sicuro c'è una vite nascosta? Sigillo di garanzia. Sigillo di garanzia in culo. Sigillo di garanzia. Sigillo di garanzia pure qua. Ma vai a fare in culo, tu e i sigilli di garanzia. Ecco perché non si apriva, perché c'erano i sigilli della garanzia dei miei coglioni. Ed ecco che effettivamente le viti hanno... sono viti con ritegno. E qua dentro c'era un portasim che io ho dimenticato di togliere, quindi avrò sicuramente squartato qualcosa. Abbiamo sacrificato un ventilatore e abbiamo il nostro Lenovo, che è effettivamente Lenovo, l'è veramente nuovo. Io vedo uno slot libero, quindi potrei aggiungere, che bella la batteria con viti per rimuoverla. Mi piace molto questo calcolatore. Ma guardiamo insieme l'interno di questo computer. Allora, intanto qua ho un connettore inutilizzato, chissà a cosa serve. Poi, tutti i connettori sono identificati, MB, no, solo questo è identificato, va bene. Qui immagino schermo, va bene, non tocchiamo le cose. Qua c'è il disco che mi ha detto Voyager essere estremamente veloce, e quindi lo lasciamo. Questa è la batteria piatta da 11,1 volt, che non è proprio in buone condizioni, però vedo che è molto facile da sostituire. Ok, adesso io shipperò con violenza la memoria da qui e la metterò qui. Qui si tratta di togliere due viti con una mano e aprire questo sportellino fecale. Come vedete è uno sportellino fecale. E come voleva si dimostrare alla Lenovo, fanno le cose furbe con le viti che non cascano, eccetera, però poi sono dei bastardi di merda, perché ovviamente questa RAM non ci va, che hanno cambiato la piedinatura. Sono veramente dei bastardi quando fanno questa cosa, è una cosa che non sopporto. Ogni cazzo di modello ha la sua cazzo di RAM, e non è che siccome è più veloce allora è necessario cambiare la piedinatura, no. Non è assolutamente necessario, però lo fanno perché? Perché sono bastardi nell'anima. Quindi non posso mettere la RAM del mio portatile sul nuovo portatile. Devo tenermi 8 giga per ora, finché non userò la violenza comprando della RAM da aggiungere qui. Questa è una DIMM da 8 giga, adesso vai a capire di che cazzo di modello è. Come cazzo si chiamano? DIMM, SDRIM, SDROM, SDRAM, SDRUM. Non si capisce mai un cazzo di come si chiamano ste memorie, che cambiano sempre nome. Eccola qua. È una Samsung che non si sa che cazzo è. 8 giga. Fanculo Lenovo, fanculo. Andate a fare in culo.
sostanzialmente non posso fare un cazzo se non richiudere, se ci riesco senza spaccarlo, questo portatile, perché non posso cambiare la RAM. Ok, si è richiuso bene, sembrerebbe. A questo punto riavvito. Cacciaviti rigorosamente cinesi da 3,50 euro. Adesso passiamo alla violenza inaudita, perché da quello che ho letto, per smontare la tastiera bisogna scardinare questi due tasti, e sotto ci sono due video. Ora vediamo se riesco senza sfasciare il touchpad. Non è questa cosa di scardinare. Ah, questo è venuto via. Infilo qui e ho scardinato, non si sono rotti. Effettivamente vedo due viti. Poi bisogna fare scorrere la tastiera verso fuori ed essa dovrebbe scoppolare. È vero, guardate, la tastiera si è scoppolata. Wow, che pulizia, che dettagli. Poi si alzano queste due clip ed ecco la tastiera, che conserverò per bene, perché tutto sommato, anzi no, senza tutto sommato, questa tastiera è nuova. E ora si tratta solamente di ficcare questi due. C'è della zozzeria, vedo. Vediamo se trovo un pennello. Vaffanculo, ignorerò il problema. Questo si ficca lì e si chiude la clip. Ecco fatto. E ora la tastiera, in teoria, se non fosse imbarcata, non so perché, probabilmente perché è cinese, io dovrei... Ah, ma anche qua devo aprire i tasti, se no non la avviterò mai. Devo scoppolare questi tasti. Ma come si fa? Come si fa? Ah, ecco, così. Ecco fatto. Quindi ora, in teoria, io dovrei poter... Ecco, come cazzo si fa? Ah, prima si ficca così, poi si preme e si abbassa. Diciamo che l'ho messa, diciamo che avvito queste viti, la tastiera è messa. Poi immagino che debba infilare per così, e poi sembra troppo facile. Ecco, infatti non entra. È entrato. Ok, a questo punto devo collegare il trasformatore, che per adesso ho ancora la maledetta Schuco, che castrerò via presto. Maledetta Schuco, pesa più la Schuco che tutto l'alimentatore. E ora l'alimentazione USB-C, C come... E attenzione, Lenovo, direi che Lenovo. Partiamo direttamente con Devuan. Mi sia conferito un wifi in 5 GHz subito. Connesso. Sono con la tastiera italiana. Mo so cazzi adesso per cambiare la tastiera. Madonna. Adesso per cambiare la tastiera sarà un macello. Settings, keyboard. Ma vaffanculo, mouse e touchpad. Settings, fucking keyboard. Non me lo ricordo più, devo andare a cercare. Changing the keyboard language in Debian 9. Debian 9, quale cazzo è? Ma vaffanculo. English US. Use control up backspace to terminate the server? Yes! Ok, a questo punto reboot. Vediamo che cazzo succede. È stata una notevole vittoria. È stata facile. E quindi adesso dovrò procurare della RAM, perché 8 giga sono effettivamente pochini.
Qui a quanto ho capito ne ho 24, non me lo ricordavo neanche più. Pensavo di averne solo 16. Quindi devo prendere una barretta di RAM da 100.000 giga, ficcarla qua dentro e cominciare a usare questo anziché lui. Ora qui ho tutte le mie cose, il sistema è configurato per come lo uso, devo fare le stesse configurazioni qua. Il che vuol dire come prima cosa compilare Enlightenment. Ora ditemi voi se... Alla fine, a pugni, il vecchio portatile si è sistemato. Io comunque avevo fatto un backup. Sono riuscito a spostare tutto sul nuovo portatile che è questo. E non ho però filmato le fasi di installazione e di compilazione di Enlightenment, il desktop manager che uso. Ma sappiate che ho seguito questo mio personale how-to che si trova su questo link che troverete in descrizione. Questo serve a ripulire e a sistemare un po' delle porcate che negli ultimi 10-15 anni si sono inventati per rovinare il sistema Linux riempiendolo di cazzate, e quindi c'è tutta una serie di cose da sistemare che io ho man mano segnato qua. Molta della roba è anche vecchia, però sappiate che c'è questo how to che è iniziato con la merdosa Ubuntu prima che mi buttassero fuori dal forum di Ubuntu per motivi tecnici veramente incredibili che leggerete qui su questa pagina. E dopodiché sono passato a configurare Enlightenment, che va compilato per avere l'ultimissima versione. Io ho scelto di compilarlo e ho scritto un altro how-to che riguarda Enlightenment, che troverete a questa URL che troverete in descrizione, che vi spiega passo passo come compilare Enlightenment, che è un desktop manager veramente fantastico che io vi consiglio. E qua ci sono i miei appunti di lavoro, diciamo, ormai è diventato abbastanza semplice. Si prende il codice sorgente da Git, da qui, se non mi sbaglio. Si installano, io installo prima queste cose che servono prima della compilazione, si fanno queste cosette qua. È proprio un cut and paste. Io ho fatto proprio cut and paste. Si verificano un paio di stronzate. Si parte con EFL, che è il motore principale di Enlightenment, se non ricordo male. Spero di non dire cazzate. E si installano queste cose. Questi sono commenti. Non serve, questo è infatti segnato come old. Libinput dev funziona adesso out of the box, quindi nessun problema. E poi si usano Mason e Ninja per compilare e fa tutto da solo. Qui sono commenti di Raster, che è l'autore di Enlightenment. Enlightenment è qualcosa di meraviglioso perché è un ambiente di lavoro notevole. Come potete vedere, abbiamo icone, abbiamo preview al volo fatte col mouse, dove potete vedere, passando con il mouse, di cosa si tratta. Addirittura sui video, se ci entrasse cliccando, voi avete anche le preview dei video, tipo questo. Questo è un pezzo di video. Ci passate sopra col mouse e lui vi apre la preview senza bisogno di cliccare niente. Questo è, per esempio, una preview di un'immagine video grafica. È comodo, è drag and drop, è plug and play, è tutto quello che volete, funziona alla grande. Ma soprattutto la cosa che voglio farvi vedere è che è estremamente leggero. Perché Enlightenment è favoloso? Perché tutti gli eseguibili suoi si trovano qui in questo momento, stanno in USL local bin. Se faccio un dnu-sh di questa directory ho 11 MB di eseguibili, che
che è veramente pochissimo, è ultra leggero, mentre le librerie stanno in user local lib, e se non mi sbaglio x86 qualcosa, sì, sono tutte qua, queste sono le librerie di Enlightenment, e lo stesso comando mi dà un'occupazione di spazio di 31 MB, quindi abbiamo 31 più 11, 42 MB per un desktop manager veramente pazzesco, con effetti mostruosi, perché ad esempio se io vado qua e mi vado a prendere un video qualsiasi, tipo questo qua di tennis, e vaffanculo, e lo metto in full screen, però se vado su un altro manager io me lo vedo qui sotto in tempo reale, come potete vedere, come potete vedere io il video che mi gira qua mentre io sto lavorando su altre cose, cambio manager, vado qui, è una cosa incredibile. Dove cazzo è il cursore? Oh, qua, eccolo qua. Come vedete sto lavorando, e se vado a dare BTOP io ho un'occupazione, veramente ridicola da parte di Enlightenment stesso, sta usando il 4% della CPU in questo momento, mentre Chrome sotto sta playando un video e lui mi sta facendo una preview live qui minuscola. È pazzesco, è pazzesco, è semplicemente incredibile. Se riuscissi a mettere in pausa sto video, ecco, metto in pausa, qui mi cambiano le cose in tempo reale e ripeto, Enlightenment mentre lui lavora ce l'ho al 3% di occupazione di CPU, 0,5 in questo momento. È talmente leggero che è veramente pazzesco, ha di tutto, il Bluetooth mi funziona out of the box, il wifi funziona anche, potete usare System Manager, potete usare YCD o come cazzo si chiama, Network Manager di merda se volete farvi del male, io faccio a mano, faccio da console, ed ecco il motivo per cui lo uso. Va bene, il video finisce qua. Cos'altro dirvi? Grazie e spero di non avervi annoiato con questo orrore orribile tasto di questa tastiera che ho installato e che finalmente adesso è gezzo illuminata, anche se qui con la luce non si nota molto, però la sera fa la sua differenza.